Allora, Photoshop, oggi facciamo allora, intanto apriamo il file, solito. Oggi facciamo un effetto un acquerello pennellato, quindi un acquerello dipinto, ecco, mettiamola così, un effetto di questo tipo. Vediamo come crearlo. Allora, duplichiamo livello mela J contro J contro J. Livello più alto, quindi livello 1 copia, andiamo ad applicargli una serie di effetti, filtri per la precisione. Quindi attenzione, allora filtro artistico, gli diamo subito un effetto spatola. Quindi effetto spatola, parametri dell'effetto spatola adesso li vediamo, sono per quello che riguarda la dimensione del tratto 25, dettaglio tratto 3, morbidezza 0. Allora veniamo un attimino indietro con lo zoom per vedere meglio l'effetto. Perfetto, diamo l'ok. Questo è il risultato. Bisogna, per esaltare ulteriormente questo effetto, ripeterlo sopra un'altra volta. Quindi CTRL F, mela F, oppure filtro effetto spatola. Eccolo qua di nuovo. Quindi aspettiamo che lo riapplichi. Richiede il suo tempo, ecco qui abbiamo ripetuto l'effetto. Adesso ancora un altro filtro, quindi filtro, sempre un filtro artistico, andiamo sulle pennellate. Allora, filtro pennellate, faccio sempre uno zoom indietro in modo tale da avere una visione sempre del risultato. I parametri sono, per quello che riguarda le dimensioni pennello, 8, per il contrasto 0. Attenzione qui, tipo di pennello ruvido scuro, quindi vi scegliete qua ruvido scuro. Questo è il risultato di queste scelte, le potete vedere in queste zone, diamo l'ok e voilà, applicato anche questo filtro. Un altro filtro ancora, sempre sullo stesso livello, quindi filtro artistico, effetto ritaglio. Aspettiamo sempre che costruisca l'immagine, eccolo qua. Questo è il risultato se i parametri sono 4 numero di livelli, 4 semplicità contorno, precisione contorno 2. Ok, e viene applicato. Molto bene, molto bene. A questo punto facciamo ancora un bel filtro. Sfocatura, controllo sfocatura, gli diamo un 15,4, un 15 insomma. Diamo l'ok. Adesso andiamo a piazzare l'ultimo filtro che è un filtro tratti pennello, tratti scuri. Ok, anche qui attendiamo il risultato. Intanto guardiamo i parametri per quello che riguarda il bilanciamento 5, intensità di nero, intensità di bianco a 0. Vengo indietro. Eccolo qui, risultato finale, ok. Bene, questo livello adesso lo abbandoniamo un attimo, quindi lo spegniamo e selezioniamo il livello 1, cioè quello centrale. Adesso lavoriamo un po' su questo. Allora, subito anche questo una serie di effetti. Quindi filtro, artistico, effetto acquerello. Molto bene, i parametri dell'effetto acquerello devono essere per il dettaglio del pennello 9, per quello che riguarda l'intensità delle ombre a 0 e texture 1. Vediamo qual è il risultato, questo. Diamo l'ok e anche qui, come in precedenza, ripetiamo di nuovo l'effetto. Questa volta lo faccio con i tasti di scelta rapida, tastiera, mela F, CTRL F. Viene riapplicato l'effetto. Uguale, identico con gli stessi parametri utilizzati in precedenza, e direi che su questo ci siamo. Direi però forse che è il caso di abbassare la saturazione, quindi immagine, regolazioni, tonalità e saturazione, meno 80. Togliamo la saturazione a questo livello, meno 80, ok.
Lo lasciamo stare un attimo, torniamo un attimo su quello soprastante e abbassiamo l'opacità più o meno intorno al 25, più o meno intorno al 25. Torniamo su quello sotto e gli cambiamo il metodo di fusione, lo mettiamo in sovrapponi. Perfetto. E anche qui regoliamo l'opacità tra un valore compreso tra il 65 e il 100, qui sta ai vostri gusti, quindi vedete un po' voi quale effetto volete ottenere, io lo lascio intorno a 70 per quello che riguarda queste immagini. Ecco, direi che questo è il risultato finale, eh? Questo è il risultato finale. Boh, provate questa tecnica. A voi. Arrivederci. Ciao.